Buongiorno fanciulle e fanciulli. Oggi nuovo video e come preannunciato su Instagram e su Facebook parleremo di packaging. Più in specifico parleremo di come consegno, regalo o spedisco i miei bijou. Faccio due piccole premesse. La prima è che questo sono dei lavori fatti interamente a mano e la seconda è che, visto che mi è stato chiesto, prendo ispirazione spesso da alcune idee che vedo su Pinterest. Quindi nel box informazioni vi lascio il link diretto al mio Pinterest. Se avete voglia di fare un giro, troverete il bacheca sia sul bijou, sul packaging, sul cucito creativo, sulle paste polimeriche e su molte altre cose. Andate a fare un giro se ne avete voglia e poi mi dite cosa ne pensate. Parto subito col farvi vedere come consegno gli orecchini. Eccolo qui. Questo è il pacchettino che io uso per appunto consegnare gli orecchini. All'interno c'è un tag, poi vi farò vedere dove poi attacco gli orecchini, ma intanto parliamo dell'esterno. Allora, la parte esterna è fatta con un cotone, diciamo un cotone un po' grossetto che normalmente credo si utilizzi per foderare i divani. La scelta è ricaduta innanzitutto su un colore neutro perché mi piace lavorare proprio con i colori più neutri possibili. Sono più facili da abbinare, sono più eleganti e ritengo inoltre mi piacciono in realtà i colori chiari. Le linee sono molto semplici perché l'avrete notato anche dai miei bijou, io non faccio niente, non faccio cose particolarmente elaborate, resto sempre sulle cose piuttosto semplici. Allora, in abbinamento a questo sacchettino, a questo tipo di tessuto, ho scelto un nastrino che mi fa molta simpatia, perché il pois mi fa sempre molta simpatia. Ho fatto varie prove, poi vi farò vedere prima della fine del video. Ho fatto varie prove con altri nastri, ma alla fine la scelta è ricaduta su questo, che ha un color ecru molto chiaro con i pois bianchi. Ci sono altre versioni di questo nastro, si passa dal rosa al verde, al giallo e all'arancio, quindi può essere che magari per la primavera o per l'estate scelga un colore un po' più brillante, però in sostanza questa è la scelta. Il cotone che ho scelto per fare questi sacchettini l'ho scelto per due motivazioni. La prima è perché è un cotone molto sostenuto, essendo un po' grosso, e la seconda perché è facilissimo da sfrangiare perché si sfila. Infatti, non so se vedete le frange. Lo trovo molto vintage, se vogliamo. Allora, naturalmente, questa è la versione per gli orecchini. Questa è la versione per le collane, cioè un po' più grande. Si è anche un po' schiacciato il nastro, ma perché non ve l'ho detto, il nastro all'interno c'ha un piccolissimo fil di ferro, molto facile da lavorare, non c'è problema per tagliarlo, sono i classici nastri. Quindi, nel momento in cui una persona acquista e si ritrova il nastro schiacciato, basta solo sistemarlo con le dita. Stessa cosa per le collane, come vedete. Il sacchettino è sempre uguale, naturalmente è solo più grande, e lo stesso nastro. Anche qui all'interno poi vi faccio vedere che cosa c'è, cioè come poi ho compilato l'esterno. Questa è la versione allegra, la versione seria ma simpatica. Allora, poi ho fatto un'altra versione che trovo elegantissima perché io adoro il bordeaux. In questa ho anche aggiunto un piccolo tag con scritto fatto a mano. Ho usato la stessa base, però un nastro di doppio raso bordeaux. Quando avevo il negozio di bomboniere, non so se ve l'avevo detto, avevo un negozio di bomboniere ed articoli di regalo, il nastro bordeaux era uno dei più richiesti e anche, sembra strano a dirlo, uno dei più facili da abbinare perché è elegantissimo ed è veramente splendido. Tutti i sacchettini hanno la cucitura, lo zigzag, quindi si sfila un pochino, tanto da dargli appunto quell'aspetto un po' vintage, però non si rovinano. Poi io ho provato con questo. Ci ho messo all'interno una bustina di fazzoletti di carta, sì che volendo si può riutilizzare. I nastri sul retro, si vede? Sì, sono tutti cuciti, sono tutti fermati, quindi non c'è il pericolo di perderli, che si stacchino. Versione orecchino collana, c'è anche una versione bracciale. Ora, siccome questa è roba, parte di questa è roba che devo consegnare, però un paio ve li apro per farvi appunto vedere l'interno. Allora, versione bracciale semplicemente più lunga,
Non ho messo, non a tutti il tag, ho scritto fatto a mano perché mi è venuto in mente dopo. Comunque non importa. Questa è la versione del bracciale, vedete sempre un bel bordeaux. Adesso c'è uno splendido riflesso del sole sulla tavola, per cui vabbè, il colore è un po' falsato. Allora, diciamo che questo è quello che io ho deciso, come ho deciso di spedire bracciale, collane e orecchini. Naturalmente, se devo spedirli, vanno poi inseriti nella busta quella con il pluriball e non succede niente comunque perché, ripeto, questo non si spiegazza, è un tessuto che non ha, non c'è pericolo che si rovini, ok? È abbastanza robusto. E il nastro di raso non si schiaccia, nel senso che ritorna. Questo nastro, come vi ho fatto vedere prima, infilate dentro le dita e lo fate diventare ciccionetto. Di colore che io ho utilizzato per questi sacchettini, ora ve li faccio vedere. Allora, ho fatto una versione con un rosa molto chiaro, eccolo qui, magari adatto a qualche alle bambine. Poi, per un caso fortuito, ho fatto una versione in verde molto chiaro perché ho regalato, no, scusatemi, un'amica doveva regalare ad un'amica degli orecchini. All'interno, gli orecchini avevano le perle verdi. Mi aveva, siccome a questa ragazza piace molto verde, mi aveva richiesto specificatamente un verde chiaro, quindi questa è la versione verde chiaro. Poi ho fatto una versione marrone, non sottovalutate il marrone perché pur essendo un colore un po' difficile e non esattamente vitale, abbinato a dei colori chiari, secondo me è splendido. Tra l'altro questo nastro è un po' particolare, vedete che è arretato, si vede in trasparenza. Carino, si presta molto bene anche questo. Ultima versione che vi faccio vedere, che io onestamente ho tenuto buona, è questa, che è il color avorio. Questi sacchettini hanno il nastro lungo perché devo ancora finirli e li taglio una volta che sono pronti per essere consegnati o spediti. Allora, versione avorio, l'ho pensata per il regalo per una sposa o dalla sposa alle damigelle o alla testimone di nozze. Molto elegante, chiaramente. Sapete che adesso vanno di moda i matrimoni con i temi. Il mio matrimonio era tema il peperoncino, quindi era bianco e rosso. Quindi, volendo, una sposa al bianco e blu, cioè o all'avorio e al blu, possiamo mettere il nastrino blu. Cioè, diciamo che l'abbinamento dei nastri e dei colori si possono fare veramente a scelta. E queste, diciamo, eccole qui, sono le varianti che ho provato. Eccole qua. Ora vi faccio vedere che cosa c'è all'interno, cioè come ho lavorato nella parte interna. Speriamo di riuscire a snodarlo in modo veloce. Sono stata fortunata. Allora, pacchettino si apre. All'interno troverete questo. Eccoli, scusatemi. All'interno troverete questo, una bustina di nylon, che è l'unica cosa che non è fatta a mano, all'interno della quale trovate un tag con il timbro, semplicissima, sempre un cartoncino avorio. Ripeto, rimango sul neutro per poi non avere problemi nell'abbinamento se devo mettere gli orecchini. E vi li faccio anche vedere da vicino, anche se li avevate già visti. Eccoli qua. Questo è per quanto riguarda gli orecchini. Per quanto riguarda il bracciale, facciamo la stessa cosa perché questo devo consegnarlo, ma poi vi faccio il fiocco, non è un problema. Questo funziona allo stesso modo. Apro e quello che trovo all'interno è questo. Anzi, sarebbe più corretto metterlo, scusatemi, così. Comunque, eccolo qua. Sempre un tag, sempre fatto a mano. Allora, se vi interessa sapere le misure, i materiali, la robustezza del cartoncino, fatemelo sapere che vi do tutte le indicazioni. Comunque, eccolo qui. Ho fatto due fori in cima e sotto, ho fatto il mio timbretto e eccolo qua. Questo è il bracciale che è stato fatto per quel tutorial. Qualcuno l'ha visto, gli è piaciuto e quindi è pronto per essere spedito. Per quanto riguarda la collana, vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Noterete che le linee sono sempre quelle. Ce la faccio, eh? Noterete che la linea è sempre quella, cioè sono stata coerente. Eccola qui, si apre e all'interno abbiamo sempre la nostra bustina di nylon e eccolo qui, il tag. Qui vi faccio notare per far passare la collana. Ora vi faccio vedere una chicca, di cui devo essere sincera.
Ho preso spunto da un suggerimento sempre su Pinterest, ma devo essere onesta, mi ha veramente colpita e quindi l'ho utilizzata subito, che è questa. Allora, nel momento in cui voi ricevete un regalo, che sia in una scatola o che sia in una bustina come questa, una cosa che personalmente mi dà fastidio è che la parte davanti è splendida e poi si vede spuntare, specialmente se è una collana lunga, si vede spuntare il retro qua dietro. A me personalmente non piace. Quindi ho deciso di applicare con la colla un sacchettino che è uguale a questo degli orecchini, solo che è più piccolo, più stretto. Allora, l'ho applicato, ho infilato dentro il retro della collana, vedete, e poi ho richiuso. In questo modo, che sia che io metta la collana in una scatola, sia che io decida di metterla in una bustina come ho fatto io, rimane comunque più ordinata e secondo me si rovina anche meno. Eccola qui. Allora, in sostanza, care le mie ragazze, questo è quanto. Versione 1, versione 2, volendo versione 3, che è quella che vi ho fatto vedere in messo rovescio, che è quella che vi ho fatto vedere con il doppio raso avorio. Spero che vi sia piaciuto. Io vi dico, mi sono divertita un mondo a farli. Vedo che le prime risposte sono piuttosto positive perché appunto sono cose molto semplici, sono divertentissime da fare, ve lo assicuro che sono molto carine da fare, specialmente se decidete di fare i vari abbinamenti con i nastri. E in più è secondo me un modo molto elegante di consegnare un regalo. Non che la classica bustina non vada bene, non ho inventato niente di nuovo, ma sono molto orgogliosa del risultato. Spero sia piaciuto anche a voi. Se vi piace, se vi è piaciuto questo video, se vi sono piaciute le mie idee, mettete un pollicione all'insù. Iscrivetevi al mio canale. Se vi interessa, ve lo ripeto, se vi interessano le misure, il cartoncino che ho usato o i nastri, via discorrendo, fatemi sapere, lasciatemi un messaggio che vi do qualche dritta. Se invece avete consigli da darmi, come sempre, è sempre ben accetta. Con questo chiudo, ci vediamo la prossima settimana. Ciao!